Non so come, ma noi tre siamo collegati. E quella cosa la possiede ora, ma possiamo ancora salvarla. Deve accettare la mia morte. Non ha scelta. Mostrale come fare. Colpo di scena, insomma. Libera mia figlia. Salvala. Ti prego. Bambina. Portate via la matriarca, subito! Che qua fa un po' Star Wars. Viviamo di nuovo il triangolo. Rifiutando la promessa, avete dato dimostrazione di essere indegni. E dovrete essere distrutti. Questo non avete che non faceva male a nessuno. Che cosa c'hai fatto? Stupidi documentari! Adesso volta dopo! Ora per la re! Non è targettabile praticamente. Siamo qui per spegnere la sua di luce. Guarda in sala. Nessuna pietà. Così, assassina, usa la tua rabbia. Verrà mai meno. Agli effetti, Roger. Le sue difese sono formidabili. Zeus. Ehi, nonno! Credi che abbiamo paura dei tuoi scagnozzi? Non devono lasciare la stanza. Stare in trend, però prima pensiamo ai fedeli. Meritano un premio per i costumi più inquietanti. Sono ridicoli. Non piace stare. Quel dannato dottore mistico è un tipo a fare chiappe. Dobbiamo occuparci della salvezza della scomata. Posso? Danno? Ah sì, stavolta... Non riesco a tenerli a bada! Continuano ad avanzare! Io sono Groot. Ha ragione, Quill. Siamo in una posizione orribile. Ogni volta che mi giro, trovo quei bastardi fin troppo vicini. Vediamo. Cosa cambia se si avvicina? Lasciamoli fare! Sarà la loro fine, non la nostra. Nessuno gioca più sporco di noi. Se si avvicinano troppo, fingete di cadere e fatevi segno. Chi è con me? I campi di urtata attaccano! Becca! Usano la stessa tecnologia di Raker! Solo che lui ha sbloccato l'invulnerabilità! Non farà troppo male, promesso! Occhio a come sparate! Quello respinge i colpi! Quello è in tunica, li trasforma in armi! Ehi, qui! Vuoi un po' di fuochi d'artificio? Bomba in arrivo! Non fatevi colpire da quello potenziato! Comodo! Attenzione, sto curando i compagni! Beh, non è giusto! Le tue ultime parole? E adesso, Peter Quill! Ecco! Che razza di chiesa assume i buttafuori! Ah! Cos'è che è successo gli altri congelati? Che devo farci? Incasinato qua.
Avendoli congelati, cosa? Se gli sparo li faccio andare in frantumi. No, no, non lascerò che il bastardo la prenda di nuovo. Di nuovo? Lascia stare il prete per ora. Prima pensiamo ai fedeli. Qual è questo? Alzaci tu, Drax! Forse dovremmo parlarci! Questa non è a caso, mi sembrano aperti al dialogo! Usano la stessa tecnologia di Raker! Tutta la tecnologia è un punto debole, basta provare! Com'è che si dice? Non letale, però fa male! Attacchiamo senza sosta! Pioggia di fuoco, Raker! Come fanno a fluttuare in quel modo? Adesso siamo appunto più incongelati, qui. Ragazzi, tutti qui! Mi sembra di combatterli da cicli interi! Non so quanto a lungo resisteremo. Ha ragione, Quill. Io e Groot ci reggiamo in piedi a malapena. Se va avanti così, mi sa che dovremo arrenderci. Non è niente male, ragazzi, anzi, è proprio magnifica. Il modo in cui li avete fatti a pezzi, separandoli per darci modo di riempirli di buchi. Chi sta eseguendo, intanto? Non noi, questo è certo. E dai, dovete restare concentrati. Occhi aperti e puntiamo alle stelle. Ho fallito. Chi è con me? Cioè, davvero? Anche se non so perché. Allora. Il mio immenso potere sprecato! Ok. Lo stregone difende gli altri! Allora fanno... Non sparate a quei bastardi! Subite la mia ira! Prende potenzia agli scagnozzi! Io sono pronto! Taglio! So che sono buffi, ma questo non li rende meno pericolosi! Tutti con la fede! E per questa soffrirà! Non sparatemi, peggiorerete solo le cose! Sì! Quel bastardo respingerà i tuoi cori! Eliminate quello volante! Sta curando gli altri! Raven, occhio! Il volante mi sarebbe. E resta di chiesa, assume il butta fuori! Forse volevi dire carnefici! Io sono Groot! Giusto! È malato. Il bastardo volante aiuta gli altri! È l'occasione perfetta per me! Vai con le tue bombe! Spilettali! Schiva questo! Usano la stessa tecnologia di Raker! Solo che lui ha sbloccato l'invulnerabilità! Tutto qui! Lascia che li distrugga! Ok. Occhio, quello è stato potenziato! La fede dell'essere volante mi rinforza! Questo qui mangia i proiettili! Faccio, spite! Quindi, anche meglio dei limiti! Ehi, Quail! Mi sa che il bestione sta per cedere! Bravo, Groot! Fatati! Non è giusto! Potenzia tutti, tranne noi! È da un po' che non faccio esplodere qualcosa! Serve una mano? È proprio ora di impalare qualcuno! Oh, cavolo! Con questa quante volte ti ho salvato le chiappe? Ok, senza di te sarei perso! Usano la stessa tecnologia di Raker! Usa la tecnologia, un punto debole, basta trovarlo! Quello brutto, se sono i suoi! Beh, non è giusto! Quella testa di legno diffonde raggi solari maligni! Come fanno a fluttuare in quel modo? Ai. Joe, alzati, bestione! Ah, mi vendicherò! Non riesco a superare la corazza! Lancialo in giro! Sono troppi! Quindi, anche lei ha dei limiti!
Ok, bomba! Merita lo premio per i costumi più inquietanti! Sono ridicoli! Allora, non se la passa bene! Respiri profondi, arrivano i soccorsi! Mi ringrazi dopo! Osciamano volteggiante potenzi ai suoi! Pensaci tu, Gamora! Con molto piacere! Usano la stessa tecnologia di Riker! Tutta la tecnologia è un punto debole, basta provarlo! Spegnigli le luci! La fine è vicina! Che razza di chiesa assume il portafuori? Tutto questo è ingiustificato! E la testa di chiesa occupa i questo, compagni! Qua. Allora facciamolo secco! Problema? Soluzione! La prossima volta te la cavi da solo! Lo stregone rigenera i suoi! Qual è il contrario di guarire? Ecco, facciamolo a lui! Attenzione! Sta curando i compagni! Beh, non è giusto! Sono troppo bassi! La fede dell'essere volante vi rinforza! Li faccio avanti! Non sai contare su di te, Gamora! Un aiuto! Controlla che stia bene, Peter! Grazie, Peter Quill! Va a prenderti, Tigre! Rovina! Quel tipo rende gli altri più difficili da uccidere! Quell'idiota la deve smettere di romperci le palle! Ti ringrazierai più tardi, Quill! Credevo di essere spazzato! Non compatirli, pestali! Gamora, fagli a pezzi! Io vado! Perché dovrebbero attaccarci? Potenzia tutti, tranne noi! Dobbiamo eliminare il tramite taumaturgico! Ok. Oi. Qui siamo bersagli troppo facili. Come usciamo? Il drone di Riker mi ha mostrato la struttura della nave. Andremo al centro di comando, dove chiameremo la Milano e ce ne andremo. Ok, ma vedi qualche uscita? Attenzione! Io vedo un'uscita. Ma che gentile. Gamora, aspetta! Basta, sicuri che sia la direzione giusta? Posso provare a scendere, ma non riesco a vedere il fondo. Come è andato il grande unificatore? Un problema alla volta, Drax! Ferraglia della razza! Cacchio cacchissimo! Questa... Si stanno sparando dai lati? Vabbè, il volume qua così basso non ci sta. Il problema è di bilanciamento. Il tecnico del suono ha fallito. Non va bene, proprio no. Ci serve un'uscita. Ce ne sono. Allora creiamola. Giusto? Gamora? Non esiste. Drax, colpisci questo punto della parete. Perché? Perché stiamo per morire! Giusto, sì. Riconoscerei ovunque questo profumo. Profumo? Forza, possiamo passare da quello scarico! Sei pazza? Il refrigerante dell'iperguida è tossico, è assolutamente fuori questione. Non possiamo fermarci. Sarò ancora più chiaro. Laggiù è morte immediata. Wow, ma che... Drax! Drax, bello! Tutto ok? Sì! Ok, potrebbe non essere refrigerante. Processore chimico, miscelatore chimico ad alta potenza, contenuto cronoculina, vabbè. È inutile leggere tanto. Punge! Quill, tua figlia ha cercato di ucciderci, parliamone. Riker le ha fatto qualcosa, è opera...
Zitti! Sono arrivati al vetrositore minerario. No, il grande unificatore ha inviato i droni Lictor ai livelli inferiori. Gli eretici sarebbero stati disintegrati. Bastardi! Sì, forse. Ma se ci siamo persi non riusciranno a trovarci. Siamo fregati. Ci siamo persi e siamo fregati. Devo solo orientarmi. Non sono mai stato su una nave così grande. Segui l'istinto, piccoletto. Piccoletto. Beh, comunque è meglio di Abominio. Sei una cosetta buffa. La fan capì. Vuoi metterlo lì? Arrivo. Non c'era qualcosa sopra lì. No, la matriarca non era carina. Era ridicola, eppure andata di testa. Non mi interessa se era alta come un albero. Non è un metro di giudizio. Bad Lord. E questo possiamo anche provarlo. Devo dire, lo stile quando era adolescente era davvero cattivo, in senso buono. Avevo tagliato i capelli di fresco al centro commerciale e mamma mi aveva aiutato con il resto. Scommetto che tutti sulla terra sfoggiano ancora giacche di jeans e quel taglio alla moda, ero troppo avanti. Insomma, cambia sulla parrucca però, questa qua quando è che si sblocca? Quando abbiamo sbloccato tutte le altre di tutti gli altri. Ne abbiamo due, mi sa che non possiamo fare. È solo lui che non abbiamo fatto. Sono Groot. Capiamo, nel Cinenova Corp c'è gente all'aspetto assurdo, ho visto tentacoli, ali, gente, questo l'avevo già letto però. Vediamo lui. Il costume di quel lavoro nato male è finito peggio, probabilmente è anche la causa del fallimento. Mi hanno rotto le scatole dicendo che le uniformi Nova Corps del mercato nero sono scadenti, ma è difficile notare le differenze senza avvicinarsi. A volte mi diverto a indossare la mia per prendere in giro il distruttore, ci casca ogni razza di volta. Poi... lei sembra Corel. Ah, da quel contratto inconcludente su Bagu. Questo affare è una copia, no? Ma non è male. Ha la stessa rigidità articolare e gli stessi angoli assurdi tanto cari ai Nova Corps. Sul serio, come fanno a volare dritti con questi affari? Peter Quill ha ottenuto degli uniformi non ufficiali Nova Corps per un lavoro di sorveglianza. Dovevamo fingere di essere stati inviati dall'Unimente per ricevere una ricompensa in denaro più ricca. I clienti si sono accorti del piano e ci hanno sparato all'istante. Non so perché, le teniamo ancora. Mi fa infuriare che il grande unicorno ci ha colpiti a sorpresa e poi se l'è data a gambe. Non so come abbia fatto. Magari ha usato quelle braccia robotiche. Devono essere degli amplificatori per la forza del credo, giusto? Già, speriamo non ne abbia altre di parti robotiche. Cacchio. Cosa stanno facendo? Ci impediscono di avanzare. Quante porte. Sai come uscire da qui, vero? Ora sì. C'è Gubbins. Hai chiamato Gubbins? Sì. Guarda, ci porterà dritti al centro di comando. Là, è la nostra uscita. So fargli cadere in testa quella roba lì. Ok, ci pensiamo noi. Dobbiamo solo combattere. Guardate, quegli idioti non ci vedono. Ora non abbiamo tempo per questi compiti. Prima ce ne andremo, prima salveremo Nicky. Forse intendiamo. Noi non la faccio dire. Prendiamo Gubbins, ci porterà la via di fuga. Un attimo. Grazie, Gubbins. Ti fidi di quel coso. Ora è dei nostri. Il suo credo non l'ha protetto dalla morte. Non combatte, non combatte. È una lotta inutile. Facci uscire qui. Ci provo. Dietro di te. Questo lo sai.
Forse si sia preso il cervello. Stiamo perdendo tempo. Gabbis è pronto a partire. Non sembrano disposti a lasciarci andare. Torna al creatore. Questa stanza trabocca di energia. Era un complimento. Oh, la chiesa invia truppe aggiuntive. Davvero? Ma quanto è grande questa congregazione? Come abbiamo fatto a trovare un locale che sembra connesso ad ogni altro luogo della nave? Questo luogo è pieno di misteri! Non fermatevi, ragazzi! Dobbiamo andare avanti! Vogliamo davvero seguire quel pezzo di ferraglia? Questa? Lancia verso di loro, bello! Pronto a distruggere tutto! Ma pare che non c'è nessuno. Facciamo fuori tutti, così Cobalt ci farà uscire da qui! E Gabbis! Gabbis! Non voleva ferirvi, piccoletto! Blocca le terre, Groot! Occhio a non colpire il drone! Non azzardate di arrivare in quella splendida carrozzeria! Come burro caldo! Oh! Come abbiamo fatto a trovare un locale che sembra connesso ad ogni altro luogo della nave? Vuol dire che siamo sulla strada giusta, no? E adesso, Peter Quill? Avanti, forza! Sbrigati a crepare! Non ti interrompere! Non ora che il piano va alla grande! Questa stanza trabocca di energia! Era un complimento? Oh, illusi, non concepiscono l'idea di arrendersi! Il mio immenso potere sprecato! E adesso, Peter? Lo sentite anche voi? Il drone sta cantando! È possibile che Drax si sia preso il cervello? Occhio a non colpire il drone! Non azzardate di arrivarvi in quella splendida carrozzeria! Stanno continuando a mandare nuove basi! Continuo a sparare! Ci muoveremo alla prima occasione! Lancia verso di loro, Drax! Sto fanatico con me! Ragazzi, tutti qui! Oh, che spettacolo! Non ero così esaltata dalla guerra galattica! Meglio tenerla d'occhio, Quill. Ha combattuto per entrambe le parti. Io invece non devo schierarmi con nessuno per fare una strage. È che mi piace proprio la gente che esplode. Ok, lo capisco. Combattere quei bastardi è una vera scarica di adrenalina. Oh, sì. Ma con troppa adrenalina finisce che il cuore vi scoppia. Ed ecco la sconfitta. Stiamo concentrati e li faremo fuori come niente. Chi è con me? Spirate, demoni! Sì! È ora di... Dai. Come abbiamo fatto a trovare capo di stante, forse. Lancia la Drax! Altro luogo della nave! È collegato anche alla nostra destinazione. Sai, ho dei giocattoli che non vedo l'ora di usare. Accogli la morte. State pronti. Alla carica. Meno le ossa. Questa stanza è una mossa di energia. Già, è così che tengono accese le luci. Grazie, no, mettiti al tappeto. Affrontami. Stanno continuando a mandare nuove parti! Alla prima occasione! Seguite Gabbis! Preghiere interrotte! Per caso è una di quelle esperienze spirituali!
crepare! Anche occasione. Non ti interrogire! Non ora che il piano va alla grande! Via, via, via! Ok. Razzo! Tutti qui! State indietro! Ragazzi, è ora di impalare qualcuno! Tutto suo sulla Milano. Qualcuno dovrà rinunciare alla sua stanza. Oh cavolo. Poteva essere il sesto guardiano. È esploso e mi sono girato. Cosa sarebbero questi? Non me li fa. È un vicolo cieco, e ora? Lassù! Useremo quella passerella! Se riusciamo a passare di là! Razzo! Abbiamo altri problemi! Riecco il drone! Will, portaci alla passerella o finiremo super arrostiti! Peter, dimmi chi hai qualche idea! Un momento! Andrà tutto bene! Non arriveranno mai a Katat! Il pilastro è sbilanciato! Dax, spingilo e ci farà da ponte. Sì. No, 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 no! Dall'altra parte! Ma che cacchio! Dax! Maledetto fatto! Era la vostra! Non importa! C'è un'altra uscita, andiamo! No, 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 no! Will, quel coso vuole proprio farti a pezzi. Peccato, sono un pezzo unico. Continuiamo a muoverci. Ho un brutto presentimento. Oh, è una specie di stanza delle torture. Sembrano sereni. La morte può portare molta pace. È come se gli succhiassero via la vita. O la loro fede. È come se non valessero nulla. Ehi, tutto ok? Sembra di essere di nuovo a Mezzomondo. Ad alcune cavi hanno fatto cose come questa. Gli scienziati Kree dicevano che erano i prescelti e loro gli hanno creduto. Anche in punto di morte. Tu no, però. Io ero uno di quelli svegli. Io e... Laila. Non riesco a guardarli. Portiamo le chiappe fuori da qui. L'oggetto non presente nel sistema, nessuna informazione disponibile. E l'odio. Sì. Ne ho abbastanza di quest'incubo. Dimmi che il centro di comando è vicino. Gabbins ci ha mandato qua. Ma è un vicolo cieco. Beh, per lui non lo era. Anche se... Speriamo che la scorciatoia di Drax vada nello stesso posto. Sì, una scorciatoia. Bastate, meritate un proiettile per ogni persona trasformata. Ci sono stati un po' di glissa anche qua. Ne ho un sacco. Quello era il pranzo, ma adesso arriva il dessert. Aspettiamo il colpo finale. Non mi ricordo più cos'era quella di... Bellissimo. E adesso, Peter Quill! Mentaci, ci adorneremo con i vostri organi. Ok, forse non serve
Siete male! Adesso vediamo dove siamo. Non si apre più? Quello è quando mi... Perché sarà avvicinato forse uno di loro. Andare in su, oppure andiamo in giù. Come? Dove? Forse è meglio tornare dentro prima che si metta a piovere. Basta renderti utile. Sì, sì, ci siamo. Un Rocket, fa la tua magia. Sì, sì, lasciate che faccia io. Deve essere il ripetitore, la nostra via di fuga. Quindi, quanto credi che ci vorrà? Mi servirà il tuo aiuto. Certo. Ok, va bene, sta fermo qui. Ok. Perfetto. Oh. Perché fingiamo di non aver visto quello che è successo nella camera cerimoniale? Perché la promessa è una subdola menzogna. Come puoi esserne certa? Perché avrei voluto crederci, ma sapevo che al mio risveglio... Tutto sparito. Che cosa hai visto? Ho visto mia madre. Viva. Ma ho visto anche qualcos'altro. Un'ombra. Sì, esatto. Qualunque cosa sia la sta usando. Avrà mentito anche alla ragazza. Su, Corel. Lo so, lei... Stupido affare! Cosa? Era tutto calcolato, ovvio. La Milano sta arrivando. Sì. Grazie, amico. Ok, muoviamoci, prima che i maniaci della fede ci scoprano. Dove dovrebbe attraccare la Milano? Sei ottimista, usi la parola attraccare. Senza la disponibilità dell'hangar dovremmo essere creativi. Ok, ma non spingerti troppo oltre. È esattamente quello che faremo. C'è un punto perfetto vicino allo scafo. Aspetta, cosa? Tranquillo, tutto sotto controllo.